La contea di Neive, conosciuta da tanti anni per delle cose buone, tipiche albesi, quindi si mangia il tartufo, si mangia tante belle cose. Però, una volta all'anno, in questo periodo a febbraio, si mangia invece che cosa? Si mangia il pesce di grandissima qualità che arriva da Porto Maurizio in Peria. Noi andiamo a far l'asta, lì siamo abbastanza conosciuti, la nostra conoscenza ci porta ad avere sempre una qualità assoluta. Quindi qualità massima, perché si va a cercare il pesce come si deve, quindi la qualità non cambia, cambia no, il prodotto. Cambia questo il lo prodotto. Fate per i vostri clienti, ma anche un po' per la vostra clientela della zona, i piemontesi che non trovano il pesce buono. Esatto, in modo particolare per la clientela locale, perché la clientela di fuori è basata su una clientela di oltre confine, cioè vuol dire svizzera, tedesca, svedese, norvegese, danese, americana, che in questo periodo manca. Allora, per far sì che il locale continui sempre a funzionare, abbia sempre un bel giro, noi facciamo queste settimane di pesce. Quindi, da dieci anni la contea di Neive è la capitale del pesce di mare, esatto. Quindi il mare arriva a Neive. Il mare arriva a Neive. Nelle ultime giornate prima della chiusura, al momento molto interessante che c'è anche la festa di San Valentino, cioè delle coppie e via, poi chiudiamo e ci mettiamo a fare le pulizie del locale per un mese. Dopo un mese apriamo di nuovo. E che cosa tiriamo fuori col pesce? Ma tiriamo fuori anche il barbaresco, eh? Oh. Anche il barbaresco, perché io so che tu sei un grande appassionato del tuo barbaresco, e lo abbiniamo anche col buon pesce. Certo, tutto cos'è condito, anche di fritto, anche sul fritto, un buon barbaresco può andare molto ma molto bene. I vecchi amici che conoscono il pesce buono e il pesce fresco vengono a mangiarlo qua a febbraio. Esatto, noi ringraziando il buon Dio abbiamo sempre una bella affluenza di clientela locale, addirittura, e ciò ti onora moltissimo, gente che arriva da Savona, che arriva da Genova addirittura, no? Cioè che arriva dalla cugina confinante Liguria, perché sono sicuri, forse perché il piatto che mangiano qui da noi là non lo trovano, perché è tutta una questione di un po' di inventiva, no? Un'insalata tiepida di astice accompagnata, abbinata a una marinata di piovra. Ecco, che è una cosa con qualche verdurina. Adesso abbiamo i carciofi, che sono i carciofi del Benga, che sono eccezionali. Ecco, questa è una bella insalatina. Abbiamo le capesante alla Majestic lì di Cannes. Ecco, la capesante avvolta dentro della buona pancetta, bagnata leggermente con un po' di spumante la mela, e sempre spumante di nostra produzione, e con un po' di pan grattato, ma poco, poi buttata in forno e va la pippo, una cosa sì, molto semplice che piace alla gente. Però cioè, dopo che di premasticato, niente fatto con il sifone, con tutto rispetto a chi lo fa. Ma dopo aver mangiato queste cose buone, dopo aver bevuto i tuoi vini buoni, ci butti fuori dal locale? Cosa si può fare allora qua alla contea? Molta gente si ferma anche a dormire, perché abbiamo 21 camere. Quindi dopo ci porti a dormire, ci canti la ninna nanna e domani mattina una bella colazione. Eh sì, con le api, l'ape baia che gira. Grazie Tonino. Prego, prego.